Eccoci in diretta, ragazze, benvenute alla nostra nuova diretta. Come vedete è cambiato l'orario, siamo in diretta alle 12:15 ogni settimana, per almeno una volta a settimana, poi vediamo se riusciamo a farne anche di più. Intanto aspetto che vi collegate, io mi presento, sono Sara di Hakuna Matata e tra poco mi vedrete, io intanto vi faccio vedere un po' quello che andremo a vedere oggi, qualche spunto creativo e diverse passamanerie per decorare le vostre borse e quant'altro. Faccio una carrellata veloce, poi andiamo a vedere nel dettaglio. E poi infine vedremo anche le applicazioni e le borse juta e le borse di paglia. Quindi direi di girare la telecamera e mostrarci. Allora, eccoci qua. Ciao a tutti, come vi dicevo sono Sara di Hakuna Matata e benvenuti. Allora, oggi vi faccio vedere queste decorazioni. Le abbiamo divise un po' per categoria. Per qualsiasi informazione non vi starò a dire tutti i prezzi perché sono tutti diversi e non me li ricordo, sinceramente. Comunque, per qualsiasi info potete contattarci su WhatsApp al 349 465629. E lo trovate comunque nella didascalia del video. E vi farei vedere un attimino un po' tutto, poi quello che volete rivedere lo potrete, a parte la diretta rimane salvata, ma poi la potrete rivedere con calma. Allora, qua ci abbiamo messo tutte le passamanerie per tracolle, quindi abbiamo ovviamente anche tutti gli accessori per le borse che poi andremo a vedere un'altra volta perché anche lì bisogna farci una diretta apposita. Quindi adesso non ve li sto a elencare, comunque questo è il gancetto proprio per le tracolle, quindi che le facciate a uncinetto oppure con le tracolle servirebbe questa cosina qui, con il gancetto che si apre e si chiude, quindi riuscite poi a agganciare la borsa, e c'è oro, argento e nickel, adesso ve lo faccio vedere, e canna di fucile. Comunque le passamanerie sono queste qua, sia un pochino più scicchettose che un pochino più sportive, come vanno adesso, c'è sul blu, sul colori caldi, questo è un effetto cotone, molto carino, e questa è bianca e nera e questa qua va poi doppiata con del grugré per dare stabilità, questa è bella anche come decorazione proprio, molto bella. E poi abbiamo queste tipologie qui, questo è il gancetto con l'argento, come vi dicevo. Base bianca e questa è un richiamo un po' ai colori di Gucci, insomma, quindi potete usare un po' come jolly. E questo è il colore canna di fucile. Intanto vedo Luana che scrive: ciao Luana, benvenuta. Ciao a tutte. Mano a mano che vedete le cose, se avete domande, fermatemi pure che così approfondiamo. Se no, io vado avanti, ok? Allora, qua abbiamo diviso le passamanerie in juta barra cotone, quindi sono quasi tutte in juta, partendo da queste piccoline, questa è in cotone, una frangetta, questa qua è una treccia in juta, questo pure è un bordino e questo invece è un po' più alto, è carinissimo, questo viene 6,50 al metro, lo vedo scritto qui, e è perfetto sulle borse di juta, ma ad esempio anche sulle borse d'uncinetto, borse di paglia e quant'altro. Questa invece è una frangetta, ovviamente le frangette sono tutte protette dal filo, quindi poi una volta tagliate si sfilano e viene fuori proprio la frangia. Poi abbiamo questo bordo bellissimo, vi faccio vedere una cosa del genere, che è fatto così, un po' effetto appunto juta, e poi lo potete usare Sarebbe quello. questo qui, esattamente. E poi andando su abbiamo questo bordo che fa dei cerchi semitrasparenti, molto belli, anche questo. Questo è carino anche per la tracolla, stessa cosa per lei. E anche qui, volendolo, potete rinforzare se è una borsa un po' grande, sempre con un bordino di grosgrè o comunque un nastro. Questa qua è una frangia sempre di juta dei nastri di Mirta. Questa viene 7,90 al metro e anche qui basta incollarla sulla borsa juta. Mentre di qua vi abbiamo preparato un po' di frange. Ne abbiamo diverse di diverse altezze. Comunque partendo anche qui dalle più scicchettose a quelle un po' più sportive. Quindi c'è la classica frangia bella alta. Questa mi pare che venga
5,50 al metro. Poi c'è questa più preziosa, questa è stupenda, c'ha già anche gli specchietti, guardate che roba, e con l'oro, anche qui ovviamente la frangia da tagliare il filetto e si apre. Poi abbiamo questa tutta colorata che viene fuori ogni anno, qui siamo sui 4,50 al metro, quindi qui è anche economica come scelta, volendola potete mettere anche solo sul davanti. E invece queste sono un pochino più colorate, quindi c'è con la frangetta rossa e blu, con la frangetta nei colori caldi, corallo, pesca, giallino, e questo qui bianco, rosso e giallo. Invece di qua è arrivata questa proprio nei giorni scorsi, guardate che meraviglia, spero che dal video si veda, è tipo un oro platino. Leggerissima, meravigliosa, sicuramente ci faremo un kit o qualcosa. Questo è anche per Anche l'abbigliamento. per l'abbigliamento, ragazze, ovvio, io Tutto quello tutto che... quello che vedete è testato anche per l'abbigliamento, quindi abbiamo una ditta che è tanta roba. Vedo dei cuoricini che volano, quindi siete d'accordo, mi fa piacere. Questa pure è una frangetta molto leggera che ha questo richiamo un po' con le, come se fosse pagliettine. Questa me la sono fatta anche per me, è carinissima, anche perché si abbina su tutto. E questa pure nuova nuova è multicolor, quindi ci mettete sia il celeste che il rosa, il giallino e quant'altro. E questa pure sulla borsa è super leggera, super carina. Anche su una manichetta, magari di un vestito, di una canottiera, una maglietta semplice, una t-shirt. Scusa, Ok? Luana chiede quanta ne occorre, dipende Ciao dalla misura Luana. della borsa. E quale intendi? Io solitamente consiglio sempre, se è una borsa di juta, di prendere la larghezza, quindi c'è tipo la 26x22, basta 26 centimetri potenzialmente, poi fa conto 30 centimetri per rigirarla e ripiegarla. Se fai fronte retro, un Mette 60. metro, sì, una sessantina di centimetri, quindi il prezzo ovviamente al metro, però di solito neanche ci va un metro. Poi così alte basta Sì, così una alta è bella fila. importante, quindi basta anche solo sul davanti, ad esempio. Poi dipende se è una coffa, se è una maglia, e comunque consiglio sempre di prendere la circonferenza, ok? Poi Stefania è arrivata. Ciao Stefania, benvenuta. Saluto. Poi queste frangettine sono più simpatiche, più piccoline, tipo spazzolino, quindi queste le mettete un po' veramente ovunque, base nera, base cipria, questa è un pochino più luminosina, base scura e base champagne. Anche questa tenete conto in una manichetta, in giro manica e quant'altro. Queste invece volendo ci si fanno anche dei fiori, perché basta comunque arrotolarle e avete fatto il fiore. Un po' con tutte, però con queste piccoline poi le andate un attimo a modellare, ci avete fatto un fiorellino. E quelli per quello basta una trentina di centimetri, anche con la sfrangiosa. Adesso andiamo a vedere. Se non ci sono domande qui, cambierei No, nessuna zona. domanda. Allora, questa è la sfrangiosa, quindi stesso discorso che per gli altri, sempre dei nastri di Mirta, questa viene 5,30 al metro. Si taglia l'accetto qua, il fogliettino bianco che è di protezione perché sennò si rovina tutto. Quindi tagliate dal verso e praticamente per fare il fiore basta incollare nella parte cucita e avete fatto praticamente un fiorellino. Quindi volendo, questo potrebbe essere anche un bocciolo di un bel fiore grande. Che poi se è alto si può anche accorciare un po'. Se è alto, ovviamente sì, si taglia, non c'è problema. E volendo potreste fare sia la decorazione che la cosa abbinata, quindi la frangia come decorazione, il fiore in mezzo. Degli stessi colori c'è anche il poero, che non mi ricordavo, che praticamente è il filo singolo di questo tessuto qui. Anche per delle nappine, giusto? Nappine, foglie in macramè pure, uncinetto, ci fate quello che volete. Quelli sono matassine da 30 metri che viene 1 euro, tipo un mi euro, sembra. una sciapata, come si dice da noi.
Scusa, Sate, volevo di Maria Grazia, chiede il prezzo della passamaneria, quella in oro in Ciao alto. Maria Grazia, la prima questa stupenda. Viene 6,90 al metro. Anche qui, se ne prendete 30 centimetri, quanto sarebbe? Un terzo, 2,30 euro. E Sì. l'avete fatta una borsa che è una sciccheria. E se lo mettete ad esempio in fondo a un vestito per allungarlo, le applicazioni sono le più disparate. Noi adesso vediamo qualche input, poi dopo voi in base alla vostra creatività e a quello che utilizzate potrete poi personalizzarlo. Poi abbiamo questa frangettina che vi ho mostrato nei giorni scorsi sui social, ci ho fatto mi sembra un reel, ne è disponibile base neutra, quindi colore juta, base panna e questo arancione che va tanto quest'anno, praticamente come se ci avesse una centinina al centro, spero che vada a fuoco, ok, e quindi c'ha lo spazzolino a destra e a sinistra e in mezzo è cucita. Anche questa, volendo una tracollina, ci si potrebbe anche fare con un grogré sotto. Scusa, sa, Dimmi. Raffaella chiede la frangia aiuta, il Sì? costo e se ci sono elastici da donna da esterno. Sì, Sì, ce guarda, ce l'ho n'abbiamo. qui. E allora, la frangia juta, Raffaella, quale? Questa qui di Mirta Azzurra, questa viene 7,90. Questa qua. Mentre quest'altra frangetta, ovviamente Questa. è dietro, un attimo che faccio il giro. 3,50. Questa Questa qua. 3,50. Poi c'è anche questa che c'ha Che c'ha un po' dei l'aiuta. filamenti dorati carini carini. Questa qui viene 6,50 con le nappine, che così non ci dobbiamo smattire a farle noi. Sono già pronte. Invece per gli elastici decorativi, questi sono carini anche per fare una gonna de tulle, i pantaloni come vanno adesso, che sono solo elasticizzati e poi tutti morbidi. Si usa anche per le bande. Nelle tute, nelle maniche, ci fate un po' anche lì spazio alla creatività, comunque soprattutto abbigliamento direi. E ci sono diversi elastici, dai classici leggermente glitterato, c'è questo qui che si può anche ripiegare volendo, quindi vi fa anche da sbieco e vi rifinisce, una figata. Questi sono tutti elastici. Questi qua sono le treccine per i In costumi licra. in licra, quindi lo potete anche bagnare con l'acqua del mare. Questi Alle qua, bretelline bretelline. di top, di vestiti, anche lì ci sono diverse cose. Scusa Sara, Questo, dimmi. Cristina chiede se salviamo la diretta. Sì, Cristina, sono sempre tutte salvate le nostre dirette e le trovate su Facebook, su YouTube e su Instagram. Così per le amiche che magari non c'hanno tutti i social, su YouTube ci entra tutti e anche su Instagram, magari per chi non ha Facebook. Comunque le trovi sempre sulla nostra pagina. E, questo pure è un elastico, quindi colore un po' melange. Poi, quelle un pochino più spiritose sono queste, che è una figata, è un elastico un po' etnico, quindi anche qui se ci fate una gonna di tulle nera o un colore che richiami questi, Anche per fare le cinte, ci abbiamo anche le chiusure, queste esatto, con la sono cinghietta ci fai una adattissime. cinta. Questo è un altro elastico, questi sono proprio tutti elastici, oltre. Chiede i costi, Raffaella. Allora, di Posso. quale? Perché ognuno è diverso. Questa viene 6,50, questa viene 4,90, questa col bordo 5,40, comunque intorno ai 5 euro al metro, ecco. Questa viene 4,50 e c'ha la rifinitura pure al lato. Pure questa è carina comunque, anche per fare una bretellina, una Sì. tracollina, carina. E questa è base jeans, quindi questa volendo anche per allargare i jeans. Questa viene 3,20 euro al metro, quindi anche questa sono tutte carine. Dopo eventualmente ci sentiamo in privato, che così ti mando delle foto con i prezzi nel Sì, anche il dettaglio. costo della spedizione voleva La spedizione sapere. viene 5,50 in tutta Italia, isole comprese, e oltre i 79 euro è gratuita. Quindi, se
se magari fate un ordine cumulativo, ti servono anche altre cose. Per le borse, qui c'è tutto il reparto borse, fettucce, catene, cordini, manici, ci abbiamo un po' di tutto. Per il Adesso macramè che... questi sono i cordini per il macramè di diversi spessori, che adesso ci facciamo anche il corso. C'è tanta roba. Questo è il cordino tutto colorato che viene a 9,90, mezzo chilo, e riesce tantissimo. Poi comunque ne approfitto anche che penso la prossima settimana faremo la presentazione dei kit con le nostre borse, quindi presentiamo i progetti ad uncinetto con i relativi kit completi di spiegazioni e tutto. Cerchiamo di dividerle perché le cose ci sono tantissime, quindi poi ci vorrebbero dirette da 3 ore e non è fattibile né per noi né per voi. Quindi le dividiamo così vedete quello che vi interessa di più. Allora, ero rimasta qui. Questi sono i classici bordi con i fiorellini. Questi sono carinissimi perché li potete usare sia sull'abbigliamento, anche questo, che sulle borse. Ci ho visto dei costumi fatti anche qui con la bretella e il richiamo con il fiorellino, che è una Anche a figata. fascia O a sopra. fascia che lo mettete sopra, che così un po' inganna. Insomma, anche qui ci sono diverse applicazioni. Poi c'è questo bordo effetto macramè che vedete sul beige, bianco e nero, quindi 1, 2, 3, è alto almeno 10 centimetri e c'ha già la frangetta. Anche di Mi questo sa che avevamo è più dei preparato 10 centimetri, boh, più o meno. forse una quindicina. E questa c'ha anche la borsa di juta. Sì, la borsa di juta e il manico di bambù. Anche questi sono disponibili sia oro, sia con i ganci oro che con i ganci argento. Poi di qua abbiamo un po' diviso anche in base agli esempi. Qui c'è questo spazzolino qua, colori pastello, quindi c'è giallino, verdino, lilla, pesca e rosa antico. Questo viene 3,90 al metro e questo penso un po' di meno, non mi ricordo. Dopo ci guardo. E anche questo con poco alla fine ci decorate una borsa. E poi attinente a questo ci abbiamo messo anche le frangettine che vi metto qui, vi faccio vedere. Quindi una per una sarebbe questa sui toni neutri. Poi c'è questa con colori un pochino più vivaci. Quindi anche qui su una borsa di uncinetto un po' colorata ci sta carino. Questa è come quella della borsa. E questa è l'altra un po' più vivacetta. Con le lapine già pronte, questa mi sembra ce ne sono dei due tipi: una viene sui 3 euro e quell'altra un po' di più, ma insomma, Sì, che poi sono in arrivo pure quelle tinta unita che vengono anche esatto. meno. Allora, poi vabbè, ci sono sul generis di questo con le perline sul panno e sul jeans, mentre di questa vi abbiamo messo qui davanti praticamente la borsa di juta. Adesso andiamo a vedere. Questo tubolarino qui viene 60 centesimi al metro e vi serve anche per le scritte, soprattutto se dovete scrivere frasi oppure avete poco spazio. Questo è un tubolare piccolo ed economico che fa gola, insomma, il tubolarino furbo. E poi abbiamo questi specchietti che qui abbiamo abbinato al pompon. Base bianca e base nera, questi sono sempre carini perché sono sempre un po' etnici e vengono 4,90 al metro. E poi qua abbiamo rivestito poi i manici con lo stesso colore del nastro e del bordo, insomma. Scusa, Raffaella chiede una coppia di manici a coppelle, quanto costano? Allora, ci sono diversi tipi, comunque quella base viene 8 euro ed è così. Quindi è da spalla, la coppia, questi li cuci, ci ho fatto anche la borsa, sarebbe così. Questa qua. Questi 8 euro ci sono diversi colori. Poi di manichetti ci sono anche questi qua, mezzaluna, vengono 5,90 la coppia, che si può abbinare alle catene stupende. Ma vicino così. Sì,
Queste qua nei stessi colori, è arrivata anche questa ambrata, guardate che figata, bella grossa, importante. E queste colorate, che quest'anno è tutto molto colorato, queste vengono 9,90 al metro, questi generi qui 8,90 al metro. C'è anche color corno. C'è anche color corno così praticamente. E poi sono arrivati anche rotondi, questi vengono 7,90 la coppia. Ci sono diverse tipologie, insomma, ce n'è un po' per tutti. Col fatto che facciamo anche tanti corsi e prepariamo anche i kit, abbiamo un po' di tutto, ecco. Anche per chi magari è di Ancona e vicino Ancona, avete modo magari di passare e vedete poi tutto. Poi, tornando ai tubolari, sempre per le scritte oppure per rivestire sagome in metallo, c'è questo qui che viene 3,70 € e la matassa da 10 metri, quindi è molto conveniente. I colori sono questo argentato, nero, panna, rosa celeste e verdone. Quindi il verdone anche per i gambi dei fiori, questo un po' più per i fiocchi in nascita e questi sono quelli un pochino più neutri. Andando su abbiamo questi tre del Moda Aiuta dei nastri di Mirta, questi vengono 2,90 al metro. C'è giallo, rosa antico e verdone, mentre questo è quello che abbiamo utilizzato nel tutorial per fare le scritte con il fil di ferro, che queste vi serviranno sicuramente per borsemare, cappelli, tovagliette, fiocchi in nascita, ormai sono ovunque queste scritte. Questo tubolare qua nello specifico viene 3,90 € al metro. E quindi anche qui lo usate un po' per tutto. È l'effetto tricottino già pronto, quindi è bello intrecciato e ci inserite dentro il fil di ferro modellabile che è disponibile in tanti colori. Dimmi se c'è altro, se no mi fermo un attimo qua dietro. Praticamente c'è questo. Ci abbiamo fatto anche il tutorial, quindi lo andate a trovare sempre sul nostro canale YouTube, sia questo fiorellino che questo un po' sfrangiato. E poi ovviamente la coffetta con il sacchettino abbinato e c'è anche il pizzo sangallo così che abbiamo utilizzato come bordo. Poi magari nel tutorial trovate anche tutti i dettagli oppure vi giro il link. Questo è un altro esempio di decorazione con i fiorellini quelli bianchi. E poi abbiamo i pompon da 1,50 € al metro. Questi li abbiamo messi qua, tanto l'avete già, magari li conoscete già. Poi c'è una miriade di pizzi Scusa. qua dietro. È un po' disordinato perché stiamo sempre a prenderli. Sì, dopo ci sono tutti quelli di Ci sono Mirta. tutti quelli di Mirta abbinati, ci sono diverse cose, le catene e quant'altro. Allora, arriviamo quasi alla fine. Dimmi intanto se ci sono domande, se no vado avanti. No, ma Rossella dice materiali bellissimi, Grazie grazie. Rossella. E quindi qui ci sono un po' di toppettine, applicazioni miste che sono carine anche qui sia per l'abbigliamento che per borse. La maggior parte di queste è termoadesiva, quindi c'è la colla dietro. Adesso vi faccio qua una carrellata, esatto, se le inquadri un attimo. Queste sia per i jeans, queste sono anche per giubbetti di jeans, di pelle e quant'altro. Queste sono più sfiziose, magari in una pochettina. Guardate che figata! Una pochettina di juta. Queste poi ce ne mettete un po' di tutto, eh? Questo c'è il granchietto, c'è il pesciolino, molto estivo, un po' di colore, stanno va tanto il colore. E poi ci sono le altre, c'è cioè questa diamantata un po' semi-trasparente, questa è molto scicchettina, queste con le paillette, con i tulipani, le varie roselline, c'è un po' di tutto. Io adesso vi abbiamo messo una rappresentanza, però guardate anche la qualità degli articoli, che non è da sottovalutare. Poi, vi faccio vedere un po' le borse, intanto aiuta poi le coffe. Le borse Yuta le trovate già tutte scaricate sul sito, quindi dalla pochette, tutto quello che vi faccio vedere è già disponibile. Quei prezzi che mi ricordo ve li dico, questa viene 5,90, questa viene 7,90, la più grande, poi c'è la 30x30 che viene 6,50, 6,90 la nera, questa la 20x20 viene 4,90 e...
Mi pare 3,50 la pochette questa con la zip, questa è 25 per 15, quindi se avete fatto qualche mattonella di più, qua con 4 mattonelle l'avete fatta, e questa viene 6,50, secondo me è un sacco bella questa, perché c'ha la pochette, la foderina con la zip in tessuto, questa volendo la potete anche dipingere e viene una figata. Mentre per le coffee qui ci sono 4 modelli, sono arrivati intanto i primi 4 modelli, poi stiamo lavorando per averne anche altri. E queste le trovate tutte già scontate sul sito, quindi c'è un prezzo lancio che vale solo per una settimana, quindi fino al 25 aprile, diciamo, e sono tutte scontate. Quindi avete da quelle più grandi da mare a quelle più piccoline da passeggio. Questa, ad esempio, viene 9,90 da scontare 8,50, Da 8,90. farsi. Una roba del genere, e fino a quella più grande che è proprio da mare, e questa la potete sbizzarrirvi sia con le passamanerie di prima, con un pizzetto, con un tessuto, potete utilizzare le stoffe americane da abbinare magari al telomare, e qui ci Farci il sono sacchettino. anche il sacchettino all'interno, adesso ve ne tiro fuori qualcuna, ma ce ne sono tante. Se volete, ve le possiamo anche abbinare noi, se vi piace qualche colore in particolare. E quindi queste le trovate sul sito merceriahm.it in promo fino al 25 aprile. E niente, ragazze, Okay. penso. Stefania dice un peccato che siamo così lontane, Ciao comunque. Stefania. Dai, magari vieni in vacanza qua da noi, in Riviera del Conero. No, vabbè, noi facciamo queste dirette sia per le clienti più vicine che magari non hanno modo di vedere tutto, che per quelle lontane che poi magari riusciamo a spedire, approfondiamo un po' i discorsi, un po' tema per tema, ok? Così quando ci chiedete le passamanerie vi mandiamo direttamente il video. Ok, ragazze, io direi di mandarvi a pranzo. Se è tutto chiaro, se non ci sono domande, noi restiamo sempre a disposizione. Ci sentiamo anche su WhatsApp, il numero è 349 46 56 229. Per scriverci basta salvarci in rubrica, oppure se avete difficoltà ci chiamate direttamente così concludiamo prima. E noi ci vediamo i prossimi giorni, adesso pubblicherò quando, perché ci sono un po' di cose da vedere, volevamo fare qualcosa per la festa della mamma. E la presentazione, come vi dicevo, dei progetti di uncinetto e i materiali per le borse successivamente. Dimmi. No, Pasqua dice materiale Ciao stupendo, Pasqua. grazie. E del corso del macramè, vabbè, l'avevi E il detto, no? corso di macramè per chi è di Ancona e dintorni sarà venerdì 28 aprile, il pomeriggio alle 4 e mezzo più o meno, e faremo, decoreremo, potrete scegliere se decorare la borsa di juta o la coffa, quindi a vostro piacere anche in base un po' al livello. Quindi se non avete proprio mai fatto macramè, vi consiglierei meglio la borsa di juta, perché questa essendo tonda è un pochino più laborioso. Però poi vi spieghiamo tutti i dettagli in privato. E poi niente, c'è sempre il corso di uncinetto, sempre ad Ancona, il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dalle 5 e mezza alle 7. Ok ragazze, penso di avervi detto tutto, grazie per l'attenzione sempre, condividete il video, seguiteci su tutti i social, sul canale YouTube, su Facebook, mettete like, aiutateci un po' così perché per voi magari sembra poco, ma per noi è tanto importante. Quindi niente, grazie a tutte e buon pranzo.